Love! Allora, stamattina, vi faccio un po' luce migliore, il tempo è pessimo, ho sulle labbra, cioè ho da farvi vedere un sacco di roba meravigliosa, e, ma non c'ho mai tempo, più che altro, allora, il tempo mi manca, le mie, la Mafalda e la Balda. E non è, no, a parte che non ho mai ora tempo, si sente. Dove e poi non c'ho luce, perché siccome non ho le luci bianche in camera, a questo tempo non riesco a farvi vedere una minchia. E vorrei farvi dei video con una bella risoluzione. Poi nel pomeriggio non c'è il mio babbo e la mia mamma nemmeno oggi, quindi senza il telefono buono, però quasi quasi prendo quello di Pippo e ci appiattiamo quello. Vi volevo far vedere una cosa. Questo video io l'avevo già fatto un pezzo di vlog, ma mi sono scordata, cioè lo avevo messo e poi però me ne sono dimenticata. Allora vi devo far vedere la collaborazione con la Lab che vi avevo messo su Instagram e vi devo far vedere le foto che mi sono state mandate. Voi scegliete le foto e loro ve le mandano grandi, c'è il calendario, c'è un sacco di roba. Allora ve le faccio vedere, c'è questa che è fantastica con il nostro bambino meraviglioso, guardate com'era. E poi c'è il bambino, questa, allora quella è normale. E poi c'è questa, che invece abbiamo messo il filtro colorato, e poi c'era l'altra, che c'era Yalin, con un bel bacio. Quindi voi scegliete la foto, la fate come vi pare, e loro ve la ingrandiscono, quindi è favolosa la cosa. Quindi naturalmente vi lascio nell'info box sempre, scusatemi, sempre la, ecco brava Camilla, così non vedete niente. Vi lascio nell'info box sempre il coso della Lab. Perché questa è la collaborazione di, spero di essere ancora in tempo a mettervelo, ma... mi dispiacerebbe altrimenti. E poi una collaborazione sempre con lo stesso sito di Octoly, che vi lascio nell'info box, ma mi è arrivato stamattina, perché avrei tanto voluto provare questi prodotti. C'era pure le maschere, però le maschere non me le hanno accettate, quindi non so se è un problema. Loro dicono di mancanza di prodotto, nel senso che c'erano pochi prodotti e non sono bastati per tutti. E invece mi è arrivato questo della Glam Glow. Io non avevo provato niente della Glam Glow. E questo, sapete che cos'è? È uno spray fissante del make-up. Io stamattina me lo sono spruzzato e devo dire che è panico. Allora, a parte l'odore e il pack che c'ha la Glam Glow, che fa panico. C'è un po' di terapia e quindi niente, adesso lo testerò, lo proverò e poi vi farò sapere. I giorni si avvicinano, Aline adesso è a casa, le altre foto della Lab ce l'ha lui, quindi niente, ci stiamo preparando. Adesso ci vado a mangiare, vado a mangiare. Se mi vedete vestita sempre uguale è perché, a meno che i vestiti non puzzino tantissimo, non camminino da soli da quanto sono guerci, non le metto a lavare e li uso per settimane intere, no, settimane no, ma per tutta la settimana mi vesto allo stesso modo, perché la mia mamma c'ha un sacco di roba da lavare. Siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 in casa, quasi 7 persone, no, quasi 7 persone, compresa ora la mia nonna in più, e più 3 animali, quindi c'è, per non farla impazzire del tutto. E questa è la Glam Glow, Glam Glow, Glam Glow, Glam Glow. Va bene, adesso vado a mangiare perché qui c'è un casino dell'80. Cioè, ho le tette più grosse di... che mi si vede, prima le tette e poi via. Oh! Allora, aspettate. Non vinceremo mai. No, no, amore, lì c'è l'erba. Qua? Ora, ecco, brava Camilla, brucia il giacchetto. Cioè, te lo immagini? Hola, love! Dunque, oggi è una giornata di cacca, ve la faccio vedere, infatti la vedete lo stesso. E con queste giornate bellissime, splendide e meravigliose, la voglia di uscire così tanta che... oddio! Allora, sono sempre più cadaverica, perché adesso è un bel po' che non mi metto il lato abbronzente. E senza auto abbronzente, senza fanno le lampade. Ma pensare che avevo un bellissimo colorito olivastro. Adesso è andato a farsi benedire. Ugo, amore,
Diamoci una calmatina. Allora, io e Pacraziato col giacchettozzo siamo in girozzo. Allora, ciò. Allora, dunque, oggi sono un po' più agitata perché Aline è a casa. E siccome io e il mio bamboletto eravamo insieme 24 ore. Aspetta, Ugo, che ti devo agganciare il giacchettino. Aspettate un momentino. Essendo sempre 24 ore su 24 insieme, quando ti ritrovi da soli è brutta. Allora, mi è arrivato un pacco esagerato di robetta presa da me. Il problema è che quando piove così Ugo si infradicia. Gli ho messo il giacchettino, cos'è, un camion, un bus, gli ho messo il giacchettino, ma vieni qui, gli si stacca, porca minonna, gli si è già ristaccato. Allora, dunque, ho preso un illuminante della Kylie e gli Huda Beauty, che sto panico, paura. Poi da un altro sito, eBay, mi sembra di averli presi da eBay, ho preso dei lip che naturalmente sono fake. Allora, uno c'è scritto lingerie, dovrebbero essere, cioè quelli che ho sulle labbra, dovrebbero essere i fake di lingerie che si chiamano Dux Lingerie. Uno è quello che ho sulle labbra, cioè lo vedete cosa non è o no? Cioè hanno dei colori che sono, oh mio Dio, panico. Ugo, perché ti devi infrattare le foglie? L'unici 10 cm di foglie e te ti ci devi infrattare tutto? Oddio, li si è sganciato il cioè, oh mio Dio, panico. Poi, 3-2 della Slick Matte, mi matte, che io comunque ci ho fatto caso, prendo tutti i colori mortaccini. Vieni, amore, si passa di qua. Tutti i mortaccini. Da dove ti faccio passare? Tutti i mortaccini, che però a me mi fanno impazzire, cioè sono dei colori troppo belli. E poi altri due piccoli che non dovrebbero, non so se sono il dupe di qualcosa. Voglio che mi si veda le tette, ok? Allora, le mie tette si devono vedere, non sto scherzando. Non vorrei che mi battesse la punta del giacchetto, perché oramai è diventata marrone perché ci batte il fondotinta. E comunque sono un grigio e un colore che è praticamente un giallo che diventa un'ocra. Non so se avete visto i lip della Black Moon, che c'è sto ocra e fa panico. E oh mio Dio, cioè hanno una pigmentazione pazzesca e una durata altrettanto pazzesca. Ne ho presi di ogni uno, uno o due, di modo che se vedo che la durata è buona e sto buoni, cazzo, per 1,60 euro. Però sto andando in crisi perché tutta sta roba cinesata, per quanto possa costare poco, io ho tanta paura sia testata sugli animali. E sta cosa mi manda in crisi. Allora, nel 2018 sto cercando di... Allora, come sapete, l'altra sera vi ho messo un post su Jordan. Jordan è un cucciolone, un pastore tedesco a cui dovevano essere fatte delle lastre. Quindi io ho messo il post, io ho versato 20 euro, Paola ne ha versati altri e sono stati versati un po' di soldi per riuscire ad arrivare a 50 euro per fare ste lastre. E penso ci siamo arrivati. Poi, cioè sono già stanca, un altro ragazzo al sud ha trovato una canina, un canino che si chiama Milo, gli ha dato il nome lui, senza le zampe dietro, quindi ci ha chiesto di un carrellino. Io e il mio babbo ci siamo prodigati subito dicendo si fa noi il carrellino, troviamo la roba e gli si fa il carrellino. L'ho chiamato e mi ha detto che ha già trovato e gli fa il carrellino una persona che fa carrellini per il lavoro, però questo cane ha giustamente l'infezione dietro, quindi non avendo le zampe. Quindi adesso io sto andando, perché comunque dovrò fare spedizione e tutto, e mi voglio prodigare, gli mando le garze, il disinfettante, una pomata che mi ha detto, e gliela mando in questi giorni. Cercherò di passare, ho cominciato sto 2018 cercando di dare una mano davvero, nel senso, io amo tanto gli animali, sbramo per gli animali, però
non ho mai fatto fondamentalmente un cazzo, no? A parte che mettere i croccantini quando fai la spesa e metti i croccantini, perché poi non ce la farei neanche a portarli fuori al canile perché potrei morire. E quindi, no, veramente, uno mi dice, no, non ce la farei, raga, ve lo giuro. Ma affeziona il cane e poi il cane deve venire via, cioè io non posso tenerli. E quindi cercherò di fare del mio meglio più che posso. So che è poco perché ci sono tante anime che hanno bisogno, però, ragazzi, io non mi posso ammalare. Io ultimamente, siccome sono molto debole psicologicamente per tutto quello che ho fatto, perché quando uno fa come noi, ha una dipendenza, abbozzi tutti i sentimenti, ok? Tutto te sei in una bolla, tutto quello che ti circonda non serve, non c'è, ok? E di conseguenza io ero riuscita comunque a trovare, nei primi tempi, ero arrivata ad un buon risultato con me stessa. Nel senso, riuscivo ad avere un bel equilibrio. Ed ero anche riuscita a capire che purtroppo non si può salvare il mondo, fai quello che puoi, ma... Invece ultimamente, siccome mi sono molto indebolita interiormente, veramente mi sto ammalando. Vedo qualcosa, mi ammalo, ragazze, cioè veramente. Perché purtroppo, io non sono abituata, perché qui a Siena non ci sono cani randagi, o comunque se c'è qualcosa, niente di che, vanno nei canili, o comunque... Mi sto ammalando, cioè io vedo cose su Facebook, vedo video... Veramente alla fine, salve, alla fine rischi di ammalarti, no? E io questo non voglio, non me lo posso permettere. Quindi cosa ho deciso di fare? Qualcosa, come si dice, farlo, basta. Cioè, non fa tanti discorsi come fosse sempre, ma lo devo fare. Cioè, c'è un'associazione, ha bisogno di 2 euro, gliele mando, non voglio sapere più niente. E quindi questa cosa di Jordan ha cominciato l'annata, gli ho mandato dei soldi per arrivare a questi 50 euro e ho fatto sto post cercando di, comunque ho delle amicizie, no? Come voi Paola, il mio Mariuccio, la Mirna, che so chiamano molto gli animali, ho cercato di mandarlo a loro sapendo che loro avrebbero fatto come me un bonifico e spero che fra tutti ci siamo arrivati. E questo sto facendo, ecco, cerco veramente di fare qualcosa. Ora, la situazione è abbastanza precaria la mia, perché io, che cazzo ho prestato, una merda? Ok, no. La mia situazione è precaria perché? Perché io ho veramente paura. Allora, vi fa un esempio. Quel canino che vi avevo detto qua, volevo fare tanto, metto lettere, pipupa. Ho riflettuto, ho parlato con lui, no? E poi ho riflettuto, ho detto, Cami, quest'amo tiene, va bene il cane legato fuori, ok? Però questo cane mangia, ha una cuccia, ha un affetto comunque di un padrone, che per quanto possa per me essere sbagliato è un affetto. Non è giusto che io magari chiami un'associazione, che poi loro se lo spiattellano un canile, ma giustamente per portarlo via. E ho parlato con lui, gli ho spiegato quello che vedevo, e lui giustamente mi ha spiegato che andando al lavoro, madonna, mi sono strizzata sto coso in microderma, che è stato troppo tempo senza niente, c'era entrato lo sporco, per strizzarlo me lo sono macinato, e lui mi ha spiegato andando al lavoro, lo porta fuori alle sue ore, e questo è vero perché me l'avevano detto tutti, lo porta fuori e tutto, però il cane scappa, è per quello che lui comunque lo tiene legato in quel modo, e ho cercato anche di, capito, allora... Io ho visto delle persone che per essere animaliste va a finire che fanno del male agli animali, no? Perché quel video che vidi l'altra mattina dei piccioni, che vi disse questa c'aveva questi 2 piccioni in casa, uno senza un'ala e l'altro in casa. Allora, il piccione è un animale che è nato per volare, ok? Se te chiudi un picciola, uno che non può volare, quello con un'ala sola, ok, no? Te l'hai salvato. Siccome i piccioni sono monogami, lei gli ha trovato sto compagno, no? Però l'altro piccione... La sua vita non è quella di stare in un appartamento a scaghicchiare e con questa picciona a trombarsi tutto il giorno. Il piccione è più felice da animale, ok, perché è un animale, per quanto abbia dei è un animale con un istinto e è un animale. Lui lo sai quanto è più contento a fare 3 giorni a giro per il mondo a volare e morire dopo 3 giorni che sta chiuso in una stanza? Allora, anche questo secondo me, allora vediamo se il nostro Pancrazio ha fatto la cacca sciolta perché ho visto... Amore, ha fatto cacchetta sciolta? Allora non la vedo. Vabbè.
per quanto l'animale te pensi di volergli bene, va a finire che sei un egoista e per il tuo essere, stare bene psicologicamente, di dire ho fatto bene all'animale, in realtà non glielo fai. Quindi voglio cercare di essere realista e questo mio grande amore per l'animale, cercare di cosarlo in bene. Non so se mi sto a spiegare. Quindi non voglio più essere estremista nelle cose, ma pensare al bene altrui. Quando vi ho spiegato e vi ho detto dell'aborto, anche quello, io ho un sacco di amiche che hanno fatto bambini in delle situazioni poco belle perché non volevano assolutamente abortire, è un omicidio, eccetera eccetera. Ok, però se ci pensi bene, il bambino quando cresce avrà delle turbe esagerate perché loro non sono dei genitori comunque stabili di testa. Quindi te cosa hai fatto del bene alla creatura perché non l'hai ammazzata, come dicono loro, perché poi secondo me non è brutto anche dire così, o hai fatto una cosa bella e ci hai riflettuto? Quindi da qui in avanti questo voglio fare, devo riflettere perché la vita è breve e non è giusto che per il bene della persona si faccia del male ad altri. Comunque te devi far bene per quello che credi, però realisticamente parlando. Quindi dopo sto pappone, sto pappie di perle del primo dell'anno, del primo no, oggi è il 4, queste perle di gennaio 2018, vi sto dicendo, comunque mi stavo ammalando veramente su questa cosa degli animali, perché mi ero veramente quel poca fortificazione che avevo fatto l'ho distrutta in quel periodo, perché poi comunque sono una persona molto sensibile, però la sensibilità allo stesso tempo, cioè capite, vi voglio dire, c'è le poste, quindi ora noi tampiniamo la costina e vediamo se ha bisogno, no, se ha bisogno, cioè, se c'è un pacco per noi, vieni Ughino, questo c'è, ci sono le fogne che fanno un puzzo della Madonna. Allora andiamo amore, andiamo, dai Mimmo. E quindi devo fare veramente un gran lavoro con la testa, voi bimbe non ve ne potete nemmeno immaginare. E che altro vi voglio dire? Ok, vabbè, dosso papie, questo vi voglio dire. Quindi anche questa cosa di pensare che tutti i prodotti make-up perciò siano testati sugli animali, a me questa cosa mi fa impazzire. Allora, non posso essere soltanto io che farò qualcosa, ok? Però sono sicura che se io non le compro non mi sento in colpa. Quindi figurarsi se i cinesi, ragazzi, i cinesi le mangiano i cani. Secondo voi non ci testano le... Ah, ecco. Allora, innanzitutto noi abbiamo pensato di adottare due levrieri, perché uccidono i levrieri nelle corse, non so se lo sapete. Dopo 2 anni che... Vieni amore, dai! Dopo 2 anni che le uccidono, capito? Quindi noi vogliamo 2 levrieri, un maschio e una femmina. Comunque adesso un attimo, mi fermo da postina perché secondo me c'è qualcosa per me. E poi vi faccio e vi dico. Allora, mentre il nostro Pancrazio fa i suoi bisogni, Ughetto, abbiamo fatto il giro di Sant'Andrea. Che ne dici di andare un po' in casa? Andiamo! Oh, io ho le cagne in caldo, non straziano. Allora, un pacco, sicuramente lo sento, ci sono dentro i NYX, lingerie, perché una ragazza mi aveva scritto, mi ha detto, guarda, non li uso più, te li mando. Io dico, certo, cioè io sono il cassonetto della situazione, voi, vieni, voi mandate tutto a me che riciclo tutto io. E ora ve li faccio vedere subito. Ma avete svoltato le giornate, mi svoltate le giornate, cioè voi non avete idea di quanti pacchi mi avete mandato, cosa mi avete mandato poi, cioè le cose più belle che esistono in assoluto, io vi amo, io vi adoro, siete la mia più grande sospensione, ho i denti giallissimi, porca troia, anche se non sembrerebbe, ma so giallissimi, dai, andiamo a spacchettare, e che vedevo di... Qui c'è Marco che aggiusta le cose, questo è il mio vicino di casa, vedi? Che fai Marco? Aggiusti la... L'amore è una camera a gas, è un Pancrazio che brucia in città. Ugo! Pezzo de merda! Ugo, guarda che io te chiudo fuori, eh! Oddio! Non c'è il destinatario, il mittente, quindi noi apriamo...
Allora, questo è... Che cazzo è? Prima si legge una letterina, sempre si leggono le letterine prima. Ciao Camilla! Ah, allora, questa è una collaborazione con i nuovi Bijou, che è un sito Instagram, di cui vi lascio naturalmente tutto nell'info box. Però neanche ve l'avevo preso. Io gli avevo scelto delle cose e me ne hanno mandate altre. Vabbè. Allora, questi sono della Ray-Ban, dice. Però, cioè, io penso siano orribili i tondi così. Scusatemi, ma... Che occhiale ha oggi? Oddio, sembro Questo è coso. bellissimo. Quello John Lennon. Vabbè, la cosa che io avevo preso era una passatina con l'orecchio a gatto, che non Va c'è. campino a tu nonna, vieni va, andiamo dentro. Allora, mi hanno mandato questi due orecchini a stellina e poi questo, che è Salem, che io ho Salem, fra Camillina, che parentesi. vuole Leda? Vabbè. Leda, che c'è? Vabbè, Niente. ok. Vabbè, avevo preso, allora, gli occhiali pensavo fossero più grossi, lo sapete, io sono schietta. Però avevo preso la passatina, la mia cosa che aspettavo con ansia e non c'è. Vabbè, glielo dirò. E poi c'è Perozzi Lucia, che sono appunto, esatto, i due NYX che aspettavo, che lei mi aveva detto. Salem è molto bello, un marrone. Allora, questo non lo ricordo, comunque ce l'ho Salem. Quindi se ve lo metto in un giveaway, magari se riesco. Vorrei che possa per mangiare una macchina per me. Allora, Assemblea abbiamo di un mandarino. Honeymoon, che ve lo mostro così. Questo è Honeymoon e questo è Emblemesh, Emblish, Emblemesh, Emblishemind, quello lì. Babbo ha lasciato Ugo a casa, Babbo se ne sta approfittando. Eccoli qua, che mi mancavano, quindi c'è, cioè, il mio cugino, ve lo farà vedere quanto è bello con questi occhiali, cioè. Uffa, mamma mia, passatina col gatto. Comunque, chi vuole acquistare da loro, sappiate che hanno l'orecchietto o la passatina. Ah, fermi, me l'hanno scritto, poverini. Sfortunatamente non siamo riusciti ad inviarti il cerchietto con le orecchie, ma abbiamo ricompensato con un rossetto Line Crime, per l'appunto, che ce l'ho peccato. Spero la colorazione sia del tuo gradimento. Sarebbe stata del mio gradimento se non ce l'avevo, ma si tiene tutto da parte perché a non ci fa paura niente. Quindi aspettiamo con ansia il tuo video e la tua foto su Instagram. Oddio, gli occhiali, cioè, non fanno veramente per me perché io ho il naso grande. A Filippo non gli stanno malissimo. Guardate, ve lo faccio vedere. Non vuole. Comunque, non gli stanno malissimo perché lui ha il nasetto tondo. Siccome io ho il naso mezzo. Provameli un po', dammi un po'. Porca troia, che poi sono da Ray-Ban, Sì, almeno iniziamo. ciao. Penso, infatti. Comunque, guarda, i falsati con la scritta non ci stanno, No, eh. piano. Sì? Vabbè, comunque. Magari stanno bene a un tipo di personaggi, questo c'è anche una cosa. Dammi. Dai. Come stanno, nonna? Da facca. Non sembra che nemmeno succedano. No, La voce della verità. Dio si roio, cosa sei? Nonna! Non bestemmiare. Dai, non sono bruttissimi, dai, sono molto... Io l'avevo bianchi prima, tutti bianchi e poi vetro, però me l'aveva fatto i soldi. Dai, però non sono bruttissimi. No, Capito, no, non amica? sono Non è che bruttissimi. l'abbiamo Non mi proprio a me, me ne dispiacciono. piaceva un Ora proprio. vi farò il video con le domande alla nonna Silvana, perché nonna Silvana è più spiritosa di Leda, va. Risponde più velocemente, meglio, e poi lo famo pure alla Leda. Va bene, io Non ringrazio mi manda molto quella. Bijou. E Non ora gli famo mandare la foto. nel video, perché nel video ci Stop. vogliono. Era una vita che non avevo i buchi aperti, cioè tipo 15 anni. E guardate qua, una stellina e due stelline. Sono troppo belline le stelline. Ora vi faccio vedere mi metto Salem e gli occhiali. Ugo c'ha le cagne in caldo e questa è una tragedia. Ciao love! Allora, mi sono sgranocchiata tutte queste caramelle, che sono le bla bla, e sono no buone, buonissime. Allora, per concludere il vlog di oggi, come vedete, il trucco è tutto il giorno che ce l'ho. Volevo fare un video, ma come al solito ho finito di mangiare adesso.
le mie super tettonze, vi volevo semplicemente far vedere. Allora, i lip che mi sono arrivati oggi, però vi volevo far vedere sulle swatchato sulle labbra, cioè questa cosa è magico, cioè veramente il trucco ha resistito. Se anche nel vlog di oggi vedete la strisciata qui di colore di eyeliner, sì, la mia nonna fa le scarpe, no, di eyeliner, di illuminante, sappiate che io adoro vedere quella striscia bianca. Il caricabatterie, cioè è scarico il telefono, quindi mi devo muovere assolutamente. E niente, vi volevo solo far vedere un lip fantastico e basta. Se riesco, magari prima che mi si spenga. Allora, questo qui me l'ha mandato penso Silvana, eccolo qua. Vi volevo far vedere com'era sulle labbra e salutarvi. Allora, questo è il mio primo metal. C'ho ancora il sotto dell'altro. Ha retto tantissimo. Ma poi c'è un odore che è fantastico. Allora, me lo sto dando di merda, però. Il pennellino è leggermente sciupato, però è fantastico. A parte che il colore è bellissimo, non so se avrei adorato altrettanto così tanto un metal se il colore, guardate, non era questo. E quindi niente, io vi saluto, vi saluto comunque. Oh mio Dio. Cioè, allora, ho fatto una gaffe. Questo benedetto lip non è della Nabla come io credevo, è della Gerard. Io potrei morire in questo momento, sdraiarmi e crepare. Potrei crepare felice. Cioè, Silvi, io non so se me l'ha mandato Silvana o Giorgia. Non lo so, le mie grandi figure di merda come al solito. Io vi mando un grande bacio, fate brave, vi lovo, vi farò sapere qualcosa su sto lip perché il colore e l'odore, oh mio Dio, magari se lo davo un po' meglio forse eravamo tutti più contenti. E ho riascoltato un po' il video, vi chiedo scusa se i miei parenti sono stati un po' espliciti durante il video. Io vi mando un grande bacio, vi adoro, vi amo, siete il mio più grande sostegno. Ciao love, buonanotte amorine. Sì, chi è la mia bambolona? È Balda la mia bambolona. Sì. Io non so se sentite le fusa che fa. A lei gli piace mangiare e quando mangia, specialmente la sera, perché durante l'arco della giornata non lo fa. Fa le fusa da morire, te la stai qui, la accarezzi e lei mangia.
che se ora io me ne vado di là, lei smette di mangiare e smette di fusare. In collo no, meno fusa, cioè non fusa niente. Oh, l'amore della mamma è lei.